realtà di Terni è comune, una situazione comune un po' a tutta la regione Umbria, cioè una situazione che è andata in sofferenza soprattutto a causa della pandemia, ma già da prima mostrava segni di grande difficoltà. Il mio riferimento è soprattutto rivolto ai giovani che abbandonano il territorio per trasferirsi altrove, andare a studiare altrove e addirittura cercare lavoro fuori della regione e fuori anche dell'Italia. Ecco, questa situazione non promette bene per il futuro della città e per il futuro del territorio. E abbiamo, diciamo, con molta decisione, soprattutto in occasione dei 40 anni della visita di San Giovanni Paolo II a Terni, per sollecitare una riflessione sulla realtà del lavoro, sulla realtà dell'impegno, dell'assunzione dei giovani e del piano di ripresa e resilienza riferito soprattutto al nostro territorio e alla nostra zona, parlando appunto di progetto per Terni Narnia Media. Noi ci auguriamo che i fondi che lo Stato stanzierà per la ripresa possano essere diciamo, utilizzati soprattutto per venire incontro a una ripresa soprattutto del lavoro dei giovani e di tutta la realtà territoriale.